Cookies di ceci, ragazzi, che meraviglia! Guardate qua, voglio farvi vedere. Sono eccezionali, ma non lo dite a nessuno perché non sembrano proprio di ceci, sia nella vista che nel sapore. Guardate qua, bellissimi. Domani faremo un'ottima colazione. Venite con me. Ovviamente come ingrediente principale ci servono 250 g di ceci già cotti, 60 g di burro di arachide o di mandorla, 100% di arachide questo, 60 g di eritritolo oppure zucchero di canna o zucchero semplice, 40 g di gocce di cioccolato, 50 g di farina di riso oppure farina di mandorla, un cucchiaino di lievito per dolci e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Ovviamente adesso arriva la parte più complicata e difficile della ricetta. Scherzo, mettere tutti gli ingredienti in un mixer. Quindi i 250 g di ceci, 60 g di eritritolo o zucchero, 50 g di farina di riso o farina di mandorle e 60 g di burro di arachide. Aggiungo adesso i 40 g di gocce di cioccolato fondente, un cucchiaino di estratto di vaniglia e infine un cucchiaino di lievito per dolci. Frulliamo. Come avete potuto notare, c'è pochissima farina, pochissimo zucchero, quindi rimangono davvero un biscotto sano e genuino, e in più facciamo mangiare i legumi ai nostri figli che normalmente fanno un po' di difficoltà. Sistemiamo per bene l'impasto in modo che le lame possano frullare per bene, e quando l'impasto è bello compatto in questo modo e non appiccica le mani, è pronto. Ora mettiamola a riposare in frigo per un 10 minuti. Formo adesso i nostri cookies mettendoli su carta da forno in una teglia con questo spallinatore da gelato, ma potete utilizzare anche un semplice cucchiaio. Con questa dose ne vengono circa 6. E infine gli do la forma schiacciandoli con il fondo di un bicchiere. In forno statico a 180 gradi per 25 minuti. Questo sono io che aspetto gli ultimi minuti mentre i biscotti sono pronti. Eccoli pronti, il colore è perfetto. Belli colorati e dorati, però appena sono cotti restano morbidi, quindi fateli raffreddare per bene. Dopodiché li impiatto dopo circa una mezz'oretta. Eccoli impiattati e mi sono assicurato la colazione per almeno 2-3 giorni, perché si conservano benissimo in un piatto coperti. E niente, Wayuu, se vi piacciono le mie ricette, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel cuoricino, un bel like e buona colazione.